Polizia! Siete tutti in arresto! Guarda che lo sanno, Billy. Gettate le armi a terra e alzate le mani sopra la testa, avanti! Billy, le hanno già alzate. Siete in ritardo, ragazzi, c'era traffico, eh? Accidenti, ora siamo nei guai, sta arrivando Laz. Axel è fregato, ma noi ci salviamo se stiamo zitti. Billy, non dire niente, intesi? Che avete fatto? Sembra di stare in zona di guerra. Cos'è successo, Taggart, mi dica? Beh, abbiamo risolto il caso dell'alfabeto. Silenzio! Nessuno l'ha interrogata. Ho personalmente chiuso il caso 2 ore fa facendo mettere i 2 rapinatori in una bara. E lei? Non mi interessa per quale fottuta autorità federale sta lavorando. Lei va in galera, amico. Capo, guardi che... Stia zitto! Crede che possa permetterle di ingaggiare sparatori nella mia città? Lei è fuori dalla polizia da questo istante, per sempre. Vuole ascoltare Silenzio. Un minuto? Vuole stare zitto una volta per tutte? No, maledizione, stia zitto lei. Questo era l'obiettivo della banda dell'alfabeto. Armi. Armi? Quel tizio lì le ha vendute. E Dent le ha comprate con i soldi che le 2 rapine riuscite gli hanno fruttato. Stava per portarle in America Centrale. Ma se non scansa la merda che le soffoca il cervello, non capirà mai che razza di aiuto le abbiamo dato. Badia come parla. Un momento, Laz. Perché io non ne sapevo niente? Perché il comandante Laz non ha i coglioni per ascoltare dei veri poliziotti. Tant'è vero che abbiamo dovuto indagare di nascosto con l'ispettore Foley per risolvere il caso. Questa è la goccia, Taggart. Sei fuori. Ah, sì? Baciami il culo. Sei impazzito? Non rida, anche lei ha chiuso. Laz. Non faccio bene? Ne ho abbastanza della sua eccessiva e inutile severità. Sì, mi sono lasciato andare, mi scusi. Lei è fuori. Mi ha capito bene, Laz? Non esageri ora. Lei è silurato. Non voglio più averla intorno. Non voglio, mi dà un senso di fastidio. Se ne vada via subito. Ted si pentirà di questo. Me ne pento ora? Me ne sono pentito per 2 mesi. Anche lei, aria, via, via, forza, vada via. Non ho fatto niente. Non mi interessa, vada via. Niente. Quindi sono dei civili adesso. Niente di più. Verrò a prenderti a calci, Laz. Axel, non so come ringraziarla. Ora devo andare a uno spettacolo di beneficenza per i poveri di Beverly Hills. Ma domani l'aspetto. Capito, a proposito, vorrei fare una donazione, signore. $200 a nome di Sidney Bernstein. È un nome falso perché io non voglio pubblicità. Grazie, Axel. Sidney Bernstein. E anche a voi, avete fatto un buon lavoro. Grazie, signore. Arrivederci. Se non scansa la merda che le soffoca il cervello? Baciami il culo? Assomigliate sempre di più a me, manca solo che diventiate negri, ricci e che vi cresca il cazzo. Ma sarà difficile. Ax. Ti hanno promosso capo della polizia? Hai indovinato. Sei il nuovo capo della polizia. L'ispettore Todd, Ted Egan. Sono il sindaco di Los Angeles. L'ho chiamata per dirle quanto le siamo grati per avere concesso all'ispettore Foley il tempo di occuparsi del nostro caso. A sentir lui è tutto merito della sua esperta guida, ispettore. Si è diventato un buon poliziotto. Oh, eccolo, è appena arrivato. Hello! Esperta guida, eh? Che diavolo gli hai raccontato? Thank you.